costretta a rivivere il dramma di 38 anni fa, quando i rapinatori entrarono in casa e uccisero a bruciapelo il marito Antonio Rosso. La famiglia di gioiellieri di Resana ancora nel mirino dei criminali, vittima questa volta la moglie Antonietta Menegatto, 70 anni, minacciata, strattonata e legata, oggi a mezzogiorno nel negozio di Via dei Martiri insieme alla commessa di 32 anni. Ad agire una coppia, hanno chiesto di vedere degli orecchini, poi lui ha estratto la pistola. Le due donne sono state legate, mani e piedi e chiuse nel retro. Quando alla porta ha suonato una cliente, i rapinatori hanno liberato la ragazza ordinandole di mandarla via. Poi hanno arraffato alcuni rotoli di gioielli e sono scappati dal retro. Nella vicina macelleria distante pochi metri non si sono accorti di nulla. Abbiamo sentito che arriva l'ambulanza che si è fermata lì, il marito è andato a chiedere e appunto gli hanno detto che era stata una rapina, che le avevano un po' battute e che la signora si era sentita male e basta, quello abbiamo sentito noi. Sul posto i carabinieri che insieme alle vittime hanno setacciato a caccia di indizi l'interno del negozio e il giardino. Ora i commercianti hanno paura. Vedi passare di tutto, di più, no, per quello non, sì, non succedono cose, ma facce strane le vedi sempre passare. Per Resana è stato come ripiombare nell'incubo. L'ex sindaco Mario Frasson ricorda bene il giorno in cui Antonio Rosso venne assassinato. La giunta che si teneva nel vicino municipio venne sospesa. Corremmo subito presso l'abitazione della famiglia Rosso perché Antonio Rosso fu ucciso in casa, non nel negozio, quindi non fu una mancata o una rapina degenerata, fu proprio un assalto alla famiglia, la privacy della famiglia, mentre la famiglia era a tavola sostanzialmente o aveva appena cenato. E ricordo appunto la disperazione della moglie di Antonietta, che purtroppo oggi ha subito un'altra vile assalto e dentro il negozio.